Allora Luigi, noi vorremmo sentire dalla tua voce l'esperienza che tu hai effettuato nel periodo della resistenza a Brugherio, quando è che hai sentito parlare per la prima volta di partigiani, con chi ti sei trovato, quale gruppo, che azioni avete fatto e se ti è rimasto impresso qualcosa di particolare, qualche azione che... Dove vi siete trovati per la prima volta La con la cascina, bomba? La cascina del bombo. sì, beh, la prima volta che sono trovato, ma sono trovato per me, che gli è accaduto da Carlomai da Baragia, e le sta al mese che Settembre. è andato via il mese di settembre, che è andato Dopo via l'ottobre. dopo il volo settembre. E sono andato al Primco qua, da per me, qua sono andato per me, che ho a Baragia i fari, che ho i fari antiaerei, sono andato là, ho portato un fucile, ho portato lo scondito per me, qua, e mi sono confidato, dopo mi sono confidato con Telgiara, che era più... Insomma, Il foro, quel sì, fiatà di Giovanni. con te Giovanni e il baff a lui che voleva la dormire al Dino, Pace quel Leopoldo. tenente, no, Il Dino, Pace Leopoldo. fa quel mestiere lì, siamo andati in confusione alla sera, mi sono trovato in ca, dentro in ca, loro sapevano, e lui si confidava con quella là era lui il comandante, e lui giù mi si infiolò, tosti, sei da 7 anni. Si confidava con quella là e sono andato Pace. a tutta pace. E sono restato, fa, oh, là come padre mi tocca dire, mica le denti da pulire, mi era lei, mi Sì, tocca dire, fusil. fusil. Insomma, loro l'hanno portato via. L'hanno portato via e ho cominciato lì. Dopo ho cominciato a fare il garzonin là, eccola, da fare il garzon, Sì, da fare della questa staffetta. fête. Del ricordo portai in giro, da un Mi manubio. mandavano i denari, Andava mandavano bene. i roba al Dino lì, mi consegnava tutto, mi fa il pacchetto e mi mettevo su nel cas del film, da E tutti i portava in cosi. destinazione. E Ecco. portavo, venivano lì al sabato, c'è poi i denari. Perché io non pagavo come militare, non pagavo come fus militare. Ecco. E tu quelli che io ho qui da Sant'Ambrogio, che da Sant'Ambrogio ne era 5 o 6, più che era qui dalla Puglia, ma qui dalla Puglia fa un par per Chinsocco, lì con Taldino là, quella là ero sotto la cappella, perché quella là le ho gemò un tenente del genio. E lui le sta obbligà la resistì con la sua compagnia, ma dopo che tu casca le ossia il Veneto che tu casca no, Quel gruppo lì faceva parte delle Brigate del Popolo. lì No, lui è scappata per lui con il primato te tuo. grido Mandello conosce che prima, ma conosce un no come Partigiano. partigiano. Conosciamo insieme da Sì, capitava lì, che te era capitava. inquadrato con Dim, era inquadrato con Dim. Mi Sì. sei più sei in quadra con lui, la torre da Ticos, quella che è morta, Testarino. la Lester. maestra, quella lì che è morta, la sua sorella che la chiamò, La Mariuccia. insomma, siamo in confidenza, eccola, con quelli lì. Se te gli è un da dritto vinculato, se te gli è un guardà,
più tardi, quanto fa, perché fa 2 o 3, sai, e Azioni. assume che fa loro che fa, perché quella fa un tutti di, quella tutti di, quella da Pesan che me la via a portare il motocar, quella da quella tuo padre. Che io tuo padre, che suo padre filtrava un po', suo padre piaceva filtrare. E dopo un mese andava a Sant'Ambrose, andava a bere il suo bicchierino, e poi veniva a casa e faceva la guerra con lui. Faceva la guerra con quelli che andavano a dritto, tutti gli osti lì che andavano a dopo fa al rastrellamento a caricare, quando porta via chi 96 a caricare, a fare rastrellamento, lui levò in cima da solo e voleva sparare, voleva tirare e si sulla quedotta, il dino lì voleva tirare, ma lui veniva andò a Canosta, alla casina là, aveva un fifo ogni là. Perché suo nome, ma perché? Paura di essere scoperti. Veniva a Nola. Allora si faceva un andavo, facevo tutti i punti, i rob da far saltare l'aria, da far saltare, ma invece da fai scoppiare. Saltava fuori al tubo, ma porco diavolo, se non sei passata con chi ostia da chi robì, Per fare le gomme. no, per fare i gomiti, per far saltare i punti, Salta i punti, con esatto, giustava. schi da San Damiano, quello dell'autostrada, quell'altra là, insomma, quelli fino a Gra, chi dominava, chi ma tu sempre. Scappò perché Marulano, allora scherzava una Madonna loro. Crisbal, qua mi acciappano, ma slungavano. E beh, quel momento lì era il momento che io insomma, tutti i danetti, tutti i carti, e che sono usciti nel caso del film, fa un bus come questo, un gruppo in che infilava un dietro, da che infilava, e che c'è dietro tu lì, e poi andavi dietro a te, al sabato, quando veniva il dì da paga, Iniziare il pagatore. e leva il dino che pagava, che su, finanziava, leva il dino, leva lui che fa. E che ho l'amorosa carica, dicevo che avevo da carica. Cioè, pagavano il necessario per sopravvivere, per No, ma beh, ma lei, loro mandavano lì da mangiare, la mandavano lì, a lui. Perché lui le vanno da chi? Allora, insomma, le scappa chi? E che tocca fare un lavoro del genere. E che ho l'amorosa, io carica. era un E mi meridionale. andavi avanti, Andrea, a te da mangiare, da chi la portava lì al fratello lì, insomma, levo una questione, quando venivo a fare l'estallamento qui a Baragio, e dopo andavo là alla casina a fare l'estallamento, ma in ogni fino a là, e venivo fino a metà a fare il rastrellamento, e poi dopo è andato a mettere nel boschetto, e ho là giù a carte, ho là loro, un po' sacramento anche loro, e un po' malcomodo anche loro, che mi si è sempre detto paio da mio padre, perché dovevo andare a fare la spesa, invece di fare la spesa mi andavo in giro a
gira, ma gira girando, in giro fa quel mestiere lì. Mi sei talmente piccolo, perché sei un rebutel, sei proprio... E allora andai, mi girai dappertutto. Mi girai, e loro si affidavano da me, mi si affidavi da loro, e io andavo. Lui dimostrava 10 anni meno di quelli che avevano. Ma beh, nessuno si aspettava di loro. Dove mettevano le cose, le armi, cioè come avete risposto? Tutti che robe che ho madre, tutte le armi, tutti. E gli ascondetti in me e la tosa. Dove li nascondevi esattamente? Sì, dentro, in due cala. Ma com'è quel meccanismo lì? Beh, fa un surface, no? E legavo tutti insieme e lasciavo giù dentro in quella... Nel fieno? Nel fieno. Dentro in delfin a quel sistema lì, e tiravo su, quando occorrevano, zacca, tiravo su, consegnavi a loro, loro mi consegnavano a me, e mi portavi in deposito. Ecco. E che io avevo anche la cascina, la Vico, che la dopravo da fa quel mestiere lì. Da portare là, che ero lì, andavo mai là nessuno anche là. Là che ho appena due bagagli, e basta. Loro erano coinvolti. Erano dentro per svedere, eccolo. Mi seguì dentro per un sistema, come potevo dire, ostrega. Sapevo in che modo, perché... Sei una risata, eccola. Mi chiamavano Barbis, e Barbis che ne è venuto. Che sotto. Mi andavano al comando, allora mi chiedevano, era Franco Mara che mi andava. Allora mi, quel che era bisogno. Che dai il calzetto, che dai del tabacco, che dai del re, che dai... Tabacco e sigarette è un settimanale, quei tutte le settimane, tabacco e sigarette, quei caffè maocchi. Come militare? È un militare, eccolo. E facevo un chi si manda l'ostrega lì, con tutto quello che è. Quindi a Sant'Ambrose preso e un più se. Cioè, a me più se libero da lui. E loro andavano. Grandi, lui era un ragazzotto. E loro, ecco. Loro andavano. Noi lo operavamo appunto come stafetta. Te da chi, te da lì, te da là, Luigi. Quanto buon Luigi. Ecco, passano per tutti, le compagnie gatti. Sì, ecco, Luigi era quello. E mi dai. E mi fermava mai. Certo. Non potevo mettere, perché dimostrava un ragazzo di 6-7 anni. Quanta? E che non aveva 15-16. Quanta andai là, a Catua, là, sì. Andalla Morusa, là, andata che io. Sì, da Fernanda. Ecco, dalla Fernanda. Quando andai là, passai col bursot, che il bursot da pelle, in mano, con dentro magari 2-3 pistole secondo che occorreva l'ora la sera. Che non occorreva ad uno, portarlo ad uno, occorreva tre, ne portai la tre. Non ti è mai capitato che ti fermassi? Mai. E prova. Non sospettassi, tu eri vicino di casa. No, niente. Tu abitavi lì alla cascina? Sì, la cascina. In cascina già lì era un posto che nessuno avrebbe fatto. Io provassi a sentì, quel da ma se chiama la... da Bologna, al bolognese, qualche l'avevo in giro in moto, l'avevo qualche fava tutta, il favolo tutto, alla spera che arrivava. Perché io come scuol, lui viaggiava, e noi andavo a Madrid, mio, però sentì con lì, insieme a un altro, avessi una falegna, avessi insieme a un altro sentì, che la cascina che il partigiano ma si affidava a noi là e mica il disegno, alla sera a studino lì che ho sentito sì, che ho sentito ciò, che ho sentito sì,
C'è stato solo uno che si azzardò a venire lì, era il capra. Il capra per quello, quello l'abbiamo preso e si portava sul motocarro a far vedere, è saltato giù al tribunale a Monza, è stato già ammassato. Questo dopo la liberazione. Dopo la liberazione, il dito della liberazione. Sì. Ma prima della liberazione, andava via Giorgio. Era una spia quello lì? Sì, una spia, ma l'era vinta da vinta loro. Che sono andati a romperci le scatole a mio padre, che ci facciamo qua, ci facciamo là, io ci ho detto ai miei, se per caso vengono qua ancora a romperci le scatole, ditelo, mio figlio è andato militare, da quando è andato militare non è più venuto a casa. Se lo trovate, fate di lui quello che volete. Ecco. Allora gli era più rompicciato. Maggiore passa il Paolo. Sì, sì. Carattere fratello. Carattere cava la corda. Faceva il cappello di questi qui. Andavano una sera, andavano fuori a dormire. Allora che erano lì, con gli strani, a dormire. E stava lì, quando veniva al padron là, andava, era segretario del partito, ma era segretario del partito solo da loro. Allora lui andava, e poteva sapere tutto, perché bisognava andare in bicicletta, o a pè, o in bicicletta. Lì quando andava, quando veniva a caffè, guardi che stasera capita anche allora quella che io la dormì, via. Andavano tutti in di sopra là a dormire, loro venivano là dormivamo là nella sala dove andremo a vedere dalla casina, nel salone del mio Tony, che sicuramente dormiva là. Che ho detto a tutta la famiglia di suori là, di tutti i sulai. Che era un po' la staffetta. Era un po' lì l'era. Sì, che non potevo rivolgersi, l'era lì. Perché l'era. Insomma, non potevano pensare che lui era. Non potevano, perché l'ho già detto, sembrava un ragazzo di 5-6 anni e invece aveva 14-15. Sì, il bagai. Sì, e poi dopo tutti, anche i tedeschi, così, ci ridevano dietro, giocavano assieme, come... Quanti mila anni tua mamma, che ha chiamato da tuo fratello, lei che dice, ostia, le partì, la tardina, in Germania, lei era una donna buona, quella là, la fa finta da piangere. E la piangeva, la che diceva che l'entra in Germania al bagagli. E lui che diceva in Germania è morto. Invece le va a dormire, perché quando venivano là, non venivano dalla mattina, via. Venivano dalla sera, via. Scappando. Lui andava fuori, andavano a girare in scena. Quando erano dentro a dormire, no, di notte, e c'era sempre uno di guardia, che girava, che stava attento se c'era qualche movimento, se c'era qualche movimento, a lei. Se invece non c'era niente, ogni due ore si cambiava il turno. Una roba falanci. Come militare. Era al Giara, al 19 d'aprile del 45, corti. Qual'altro l'hanno lanciato? Quante le borodini con la bicicletta dentro del Foch. E quelli era Scirea, Pietro Scirea di Cernusco. E quelli invece scappò, lui che vedeva che andava attraverso la terra, andava giù attraverso. Allora, lei con i mitragli che dicevano, ostia, sparano con i mitra che ostia lì, ma quella non l'ha mai ciappata, mai,
mai. Fino all'ultimo, l'acqua. L'ultimo lì, quanto l'andà, che l'è scappata. Levo sul Veneto le mie capelle, le scappacate per lui. E levo qui a Monza, levo qui da quel casermon. E che volà da un altro al, perché se poteva no. Una volta ogni tanto, ogni quindicina da un altro al. Come te stai, come te vuoi, come te vuoi. Militare o verde? Militare, l'ho assunto militare perché l'ho inciampato insieme al BAF, insieme all'Angel, a Monza. E allora ho detto questa là, l'ho inciampato 24 anni, quando abbiamo fatto il processo. L'ho inciampato 24 anni, lui, Carbagelli, a fare il processo a Monza. E allora lui lo fa il volontario in Germania. No, in Germania, che se un là processo, se un là... volontario o 24 anni di carcere? O 24 anni. Beh, ecco, la fai 24 anni, l'andà, qui a San Rocco, con il treno, perché ha messo il treno tutto speciale, apposta per loro, che andavano loro, insomma, scappavano, chi scappava, chi andava, chi... E lui che è San Rocco scappa in mio cale, è sempre staccato. Allora lui ha scelto la Germania, sì, però sul treno che doveva portare in Germania è scappato. L'è scappato qua, Poi dopo si è dato la macchina. Si è dato la macchina, dopo resta lì, piangeva, perché io non mancava da mangiare, lì in del Ticos, quel che rifiutò a lui perché... mangiare, non era mica per nessuno, e fa un'assistenza, invece da tempo, il Tocchisig, l'Achille e l'Ambrosio. Sì, ma che scappava chi era? Giara. Ah, Giara. E lo ho sempre a guardare per aria, perché... E lavoravo, che di che lavoravo lì, lavoravo tutti insieme, lavoravo una campagna, e insieme per fare, tanto per passare un po' di tempo, ecco. Quando fa il primo, quando fa l'astellamento qui a Baragia, in scappà, in andato tutto a basso, nel Vino Reis, e ho dentro tutti dentro nel Vino Reis, butta giù un paio di sciavat. E mi sei in giro, in due cose si trovavano là. Andavi là, dopo pian pian, mi attraversavi, mi passavi, ma dicevo mai niente, mi passavi, andavi là, va qui là, ostia, sono andato là, qui là, via, ostia, cominciò a scappare. E ho andato fuori, per dire, perché se cercavano da che si sia messo, in da sito che avevo niente, in una zona dove che avevo nessuno. Allora Zac scappava anche là, ti capì? Da un là si mettevano a scappare. Allora lui ogni giorno gli diceva scamorzi. Mila, quanta la parola che la dice scamorzi lì, che sa che diceva... Sti vorrei che dicevo scamorse, sapeva cos'è. Chi è che diceva così? Il tenente. Il marito dell'aria. E lui diceva scamorse, siete delle scamorse. E lui diceva, ma queste scamorse, ma sono del Dio. Appena vedeva voi, invece gli altri cerchi di scappare. Perché diceva che si di scamorse, invece le ho meglio vero. E ho tutte scende a fonda da nemici fa, nemici, madonna. E d'altronde poi gioca il fa. Quanto fa, quello fa a Caurigà? La fa a Caurigà, in vigilà, in anche in là, in andare alla Cresciusa.
la porto io tutti in terra, tutti in terra, un che io là. E lì nacquero lì. Si erano degli sbandati di la graziosa. Sì, sì, ma che ho. Chiamò là la Gisetta, la Borla Giulia, del re tutta sacramentata. Tutta, e scappò tutto lì, tutto lì a dormire, tutto. Scappò. Quando c'è stato lo rastrellamento, qualcuno l'ha preso. Non c'è per 96. Loro. E non c'è per caricare. Perché in Astalò, loro che andavano là, andavano in piazza. Che loro dovevano parlare e ci appavano. Invece... Chi è che doveva parlare? I Repubblic. E dovevano... invece Cristole. Quanti erano là? 96 in totale. Cattassi tutti, via. Scossi tutti. Han portato via tutti. E dopo si corri qui da arrivare a cercare esse. A cercare fino a 25 aprile, poi venire a capire. I repubblichini avevano detto agli sbandati di presentarsi che gli avrebbero parlato. Eccola, invece loro hanno arrestato tutti. Sì, loro li hanno arrestato tutti e hanno portato via tutti. E a poco tempo, nel 96, da menaia. È stato quando che io poi sono andato dal Don Giuseppe di Caruate per organizzare un po'. E mi ha cacciato come un cane. Dopo è venuto lui a cercarmi. Allora ha organizzato qualcosa anche lui con le, diciamo che lì è arrivato le Bonfanti. Sì, quelli di. Insomma, è un momento, che sapevo, non è che lui si fa, non che sta un fiore. Se un fiore del Grimbì, per esempio, mi fosse in opale perché sono da fare cos'è, mi, ostrega. E facevi che il mestè lì, facevi... Ecco, le armi che trasportavi tu, che consegnavi... Chi li recuperava? Quelli erano armi che avevamo noi, che avevamo disarmato così, avevamo noi. Sì. E dovevamo portarli a tal posto, allora li portavamo per altre azioni, così, da qua a là, da là a qua. Di giorno le portava lui. Di notte, ma ci arrangiavamo noi, di notte era giorno. Loro si stavano ritirati e noi eravamo in giro di notte. Di giorno invece loro giravano e noi dovevamo stare nascosti. Insomma, era roba messo un po' in quella maniera, eccolo. Voglio dire. E tu avevi 16, 17 anni. Sì, 16, 17 anni. Per esempio, l'8 settembre, cosa ricordi di quel giorno lì? C'è da ricordare, da quel di lì, più sai che porta via, quel fusilia Mosca, c'erano in nessuno, scondio la sera. La gente cosa diceva? No, la gente c'erano in nessuno. La gente lì c'aveva due me. Le cacciadette lì pure. Il fatto dell'8 settembre, dell'armistizio, la gente come si pronunciava? Si pronunciava là, e quelli che ho là e su là, stavano là amici, e un calmi. Tu ho capito adesso, parlavo del bolognese, naturalmente adesso chi è? Certo Casalecchi, il vecchio, era di... due pianti fuori farsi risulta, è Coparo, di Coparo era, non era un bolognese, era un ferrarese, era amante di Mussolini, capisci? Insomma, ci teneva a Mussolini, lui sembrava, ci assomigliava anche, non sì, 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 sì. Di quello gli parlava, io non ci pensavo più che era quello lì, c'era poco da fidarsi da quello lì perché... Come si chiamava lì? Era uno sbandato anche lui? No, era un affituario di mio zio Antonio. Ah,
Ma l'era lui che parlava sempre per niente, ostia, citava sempre il Baccio. Faceva le prediche, di Mussolini e compagnia Briscola. Sempre, ci assomigliava anche a Mussolini, ma era piccolotto, tagliato. Ha detto bolognese, adesso sono venuto a capire chi era. No, bolognese devo caricare. Il bolognese viaggiava con la moto fada, caricare a Monza. E da Monza a Carigà, a Monza, passava in moto con e un tira la corda una volta attraverso alla strada per far burla giù, ma dopo l'ho tirata via. Io in quei periodi lì non venivo più in chiesina. Ecco, sia stato il periodo che sei in galera. Quando? O che mi ci sta restato. C'è stato il 25 aprile, la notte precedente, c'è stato lo scontro lì a Moncuco con la colonna tedesca. Sì, mio fratello si è un detto. La stessa sera alla porta, all'incrocio della Gugina. Era lì? No, sono là con la carretta, con la carriola, con gli armi che avevano da portare là. Per testimoni che dopo che vi scontro lì ma mi si rinda di rinforza con i demoni. Tu l'hai già raccontato e tu anche in quel caso lì tu hai fornito le armi al gruppo più sei che portai là dove dovevo portare. Com'è stato poi l'atteggiamento dei compagni quando si è saputo della morte di Teruzzi? Qualche giorno dopo in quel mese lì. Ma non si era sicuri, dopo si è venuto a sapere chi era, chi non era, ma non subito. Ma per esempio mi sono scappato senza scarpe, fino al 28 senza scarpe. E dopo la liberazione, dopo il 25 aprile, dopo c'era il paese? L'ho mandato da Longoni a prendere un paio di scarpe, Sì, ricordi? Sì. L'ho mandato, ci ho fatto un buono. Quel buono doveva pagarlo qualcuno. Mi ha tormentato l'anima, doveva pagarceli io. Mi ha tormentato l'anima fino agli anni 50, okay. E quelle scarpe non me ne parlo. L'onorevole Longoni. Quali sono le benevolenze che abbiamo avuto noi dei democristiani? E cambiamo, più ti dico che cambiamo, e vanno sempre qui. Noi che teniamo la Windows Matteotti, la teniamo buona, perché bisognava pagarla. Da Carigà leva da Cernisco. Leva da Cernisco. La teniamo buona perché... Siamo tutti collegati, per quello, eravamo tutti collegati. Eravate più affiatati con... Ma con tutti. La brigata di Cernusco. Basta che la brigata da Cernusco dopo quanto fa a fare rastellamento lì alla casina, che lì là a inciappà mio fratello e tutti gli altri, gandà una randellata che poi non portava via vivo. Non portava via un solo e basta, non portava via quello lì. Eccolo, che l'era dentro in del pus, l'era dentro là, la tira fuori con te che non diceva da no. E che va al baron e lui Zinga diceva che era là, che era lì, perché loro l'hanno vista da dentro. L'hanno visto con la caccia dentro. E loro l'hanno messo dentro in questo pus, no? E poi ho messo Roddifer, come ho su, le ho detto prima, coerce. E lui l'aveva detto lì,
Lui è andato giù in cantina, è andato giù, ma che? In cantina si vedeva niente, che ho tutto coperto, in cera, sì. Tutto, insomma, le ho visto l'uomo, l'ha portato via. Niente, la gente che, almeno, quei che vedevano in ferro, andava tutto, quei che andavano a lavorare, o che andavano a pe, o che andavano in bicicletta. E quei che andavano a lavorare, che andavano, dindo che schindo, dindo qua là, dindo qua l'altro, andavano... Te lo dico io. La gente, tutti credevano che la guerra era finita. La guerra è? La guerra è finita, è finito tutto, è finito tutto. E invece dopo io... E tedesco, a Pesan. A Pesan come fa? A Pesan, con i da Pesan, gandano, gandai armi. Lui non andava a Gorgonzola, non andava alla caserma da Gorgonzola. E hanno sequestrato, hanno portato via un po' di roba. Quando loro in partita là, il motocarro andava no. Allora riuscivano, sacconi di motocarro, con la rete davanti, durette. E arrivava a Pesan e la riuscita a dettere dalla Volgora, per non far trovare loro. E loro dopo hanno ciappato 5 e hanno fusilato la... Sabra Gabellini. Voglio dire, con gli operai che lavoravano a Sesto, non avevate contatti? No, poi a Sesto erano tutti per... Cioè sentivano no qui a Sesto. Qui a Sesto erano tutti separati. Quei dalla FAI per chi so, quei dalla Breda per chi so. Qui dalla Marelli, perché sono tutti... Ma voi non avevate contatti con loro? Ma davano no... Cioè... Soccorso, gli andavi i pomi perché... Lui era lì che girava. Ma se c'era qualche collegamento, eravamo noi, non loro. Insomma... Appunto, mi ha chiesto questo, se c'era qualche contatto, qualche... Con la Maiali, con quelli di Sesto, con... Ecco, quando per esempio il gruppo di Mandelli ha portato via le armi, c'era anche tu lì alla Siviero, la scuola Siviero, che era una... dove c'era il comando tedesco. E voi eravate a conoscenza di questo? No, non sapevano niente. Non sapevo niente. Perché queste cose si facevano individualmente. Vabbè. Ad esempio qualcuno di loro è qualcuno di noi. Io ad esempio li facevo da solo. Io sono stato là o prima o dopo loro, quelli di Mandelli, a prendere le armi. Perché? Perché con me avevo diversi gli interpreti, eccetera, avevo con me. E mi dicevo, guarda che nella stanza là, preparati la roba. Esatto. Andavo dentro a prenderli, poi tagliavo la corda. E lo stesso avrebbero fatto anche gli altri, solo che una volta mi hanno beccato e cioè, non sono stato capace di fare. Già piangevano tutti, dicevano hanno ammassato il cecchino. Invece quello mi sembra organo. Lui mi come fai? Mi per esempio andavi a fare la spesa, dovevi andare a fare la spesa per i fredei. E andai via la mattina. Guarda che c'è stato una sparatoria e con i riflettori andai tutto nel gufo. Io invece di scappare così ho tagliato la corda, ho attraversato. Loro sparavano così, ma io sono andato di là. Ma spiegami una cosa, tu distribuivi dei soldi che Marra recuperava dal comando, un cecchino, però la spesa per gli alimentari, per esempio, non è distribuita con i buoni, no, c'erano le tessere, quelle del... Quelle lì, i familiari. I familiari, ma non quelle lì, te le dava al comune, te le dava.
l'ipotesi quella da cercare. Ma te non te ne davano, sei sbandato, sei. No, quello ovvio. Niente. Siccome doveva andare nelle cose. No, andavano a Fiadocca, andavano tutti quelli. Perché gli si dava quattro soldi, qualche cosa così, almeno da comprare qualcosa da poter vivere, capito? Ecco. Scamadoi. E chi iniziava la resistenza con quegli altri? Chi? Vi dirò una cosa. So per certo che c'era l'Enrico Falk che dava 1 milione al giorno. L'Enrico Falk dava 1 milione al giorno per la resistenza. C'era cioè uno dei Falk? Sì, l'Enrico Falk, proprio il titolare della serie Falk. Questo lo so di certo. Perché quello è venuto anche sposa di Franco Mara. Franco Mara. E ci ha regalato un quadro d'autore a Franco Mara che era stimato allora, nel 46, 500.000 lire. Nel 46. Oggi sarà 5-6 miliardi di dechirico. Ecco. Sì, sì. Tanto per dare un'idea. L'era una roba... Sì, l'hanno organizzata. Sì, organizzato quando scappavamo. Lui gli dava al CLN. Il CLN a sua volta le dava. Li forneva. Io questo lo so per certo. Sì, qui gli acciappavano. Perché loro... Guarda che 1 milione al giorno allora era soldi, eh. Japan, non Japan, era nocciolini. E da ne e Japan come a Japan niente, eccolo. Come di, to, questi chini to, va via. Lui che là Japan inventa il suo corso, andava. Già quanta, andava fuori a fare i disarmi. Come faceva? Lui è... Cinea. Quella da Cernic. Cinea, Piero. Andava a fare, cosa facevano? Non davano niente, anche di lì, non davano niente. No, anche che dai 500 franchi al mese. Che dai 500 lire al mese, a testa. Signore, ma questo doveva durare per un po' di tempo. E se o no, quanto tempo? Se o no. Cioè, si distribuivano quando c'erano. Sì. Quante le so io, ostraga, i prendi da tu che scappa, se non la cade la morosa sua, metto qua là, se non la con la caretta, con tutti i rob, beh, pronti. Quel che io da Cernusco, dalla parte là, giù là, a Cernusco, non trovava nessuno, e allora in giù di lì si andava alla mossa. Attraversando Brighe, che gli ho niente, cos'è che gli ho? Che ho niente, che ho chi? Niente, con il camion e da Drey era tutta la colonna. E da Drey che ho tutto. E sta fregato. Marco diavolo. Arriva la Pubio, anche lì, sta qualche che dà il demesso da... E il fatto giù, lui lo sentiva sparare, e andò sul rom là, che era la Madonnina, la Ghemo, era sull'angolo, in da che la macelleria lì, lui sentiva una sparare, e guardava, a sapere non è che sparavano, lui lo venne giù per vedere, in quella che là passavano con il riflettore in sì, l'ansia che là. E insomma, era roba che facevo perché io andavo a fare, se mi ordinavo andavo a fare, hai fatto un no che ero lì, con che sistema lì. Crisbal. Ma se fa, una volta mi fa perché, ma girava la crapa. Perché non sapevano quello che facevano. Insomma, non sapevano quello che facevano, ragioni, non erano
amici avevano quei cosi, ma loro erano entusiasti e non pensavano a quello, a quello che facevano, capito? Cioè, sapevano cosa facevano, non immaginavano le conseguenze, non riflettevano. Non erano all'altezza di riflettere perché erano giovani. Quanta fame, mi baffe e Giara, che andavo a fare per fare sette punti, andavo là, c'è un tipo da dalla pompa della bicicletta, adesso fa un e c'è un che io dentro al busing mette un dentro al fil e poi la buttiamo e da solo che c'è un filo, un tappo, un sas da tappare dentro e dentro che schiaccia un dentro, poi guardavamo il fuoco, fa pim, sparava fermo, sparava sempre fuori da quella parte, porco diavolo, accicava sempre fuori. Per minare dovevano fare il bus e mettere dentro, era polvere che mettevano dentro. Se la dinamite no, se la dinamite basta metterlo sopra che demolisce. Ma se la polvere, polvere nero più la balistite, quella di canù, ecco, così puff, la soffiava. fa un timestre lì, c'è qualche scritta sulla mia. Quello del Vilorese prima dell'Ofelera, con l'altra prima da arrivare. E quindi non faceva finire? Ostrega, le ho sempre lì, sti punti, porco diavolo, che mettevo città. In Cassina c'era anche un certo Gerosa Augusto, che lavorava del Magnin, da Magnin, e mi chiedai i lamin di macchine da te, detta, perché lui con la presa, per fare 104 punti. Sì. E te se ricordi, no? Tra un giù quelli a me. Uno, l'altro, l'altra. Come andavo giù con lì, che c'ho lì che facevo con lì, è un fa quadra. Sì. Come andavo giù, che avevo sempre una punta girata in su, avevo lunga in su. E allora l'andavo su, tac, la restava su. Tagliavano la copertura, non via, ostre che... Si commisurava le azioni in base a quello di cui si diceva. Qualche che era disponibile. Che lo regalavi un... un 84 punti. Fa adesso dai casino, fri fru fra, che te pego e to, il 84 punti. Il 2 mette su, ti fate soldo mette su la macchina. Mi mettevo su dalla macchina, poi svelta, do attacco, le ho belle... Marca madonna... E insomma, era un chirurgia, quella chirurgia che facevo. Tutta la zona chi è una zona che avevo niente, che avevo la terra, i quattro paesani che avevo. C'era di buono che c'erano parecchie piante, c'erano dei boschetti, dove uno poteva... adesso ho fatto il canale lì, l'hanno stronato tutto, ha rovinato tutta la natura. Prima invece c'era tutto un bosco, capito? E allora si poteva nascondersi, scamadocina. Ma tu quando parlavi dove hai preso il fucile, parlavi dell'esistenza di una postazione contraerea con i fari. Non è mai stato fatto un sabotaggio a quella struttura? No, lì portavo via tutti. Ma è un po' che io lì, ho 7 voti militari che io lì. E che ho una casa... Tedesco o italiano? Tedesco. Ma che non sono anche italiano però. Ma lì a Baragia, che io lì buona parte, manda lì i tedeschi che io ho forte, che io ho in Crea, che io ho forte. C'è un'altra postazione in Crea? Già, in Crea che ho i canoni, in Crea che ho giù... Oh, mio fratello... 88. I Cassun, quel bagaglio del Pela. Il bagaglio del Pela si occupava con una farina che lì, la ciappa, i prietti che io ho dentro in delle scatole lì. La spuletta, la piccola contro in caster da
da Foch, le scoppiava, le partì, i topi si erano si trovati, i scarpe con dente di pe. Oh, Crisman. I drapen. E noi non erano anche per il caso, noi che giravamo. Wow. La strega. Di San Damiano che era Passoni Savino, San Damiano, che faceva la scuola con quelli delle... E prende su alla Madonna Nera, così chiama lì, e Piemonte, Europa, da dove è? Vassesia? Ecco, Vassesia, ecco, e portava su degli uomini in Vassesia, e mi ha portato su un certo Amedeo Salvanea Agam dell'isola di Tahiti e un certo Taro della Honolulu, erano due miei che li sovvenzionavo io. È venuto a prenderli qua a Brugherio e quando è venuto a prenderli è venuto là, io dormivo lì sotto un cacinotto lì vicino alla casa che diceva lui della mia ragazza, ecco, che sarebbe stata mia moglie. Ero in divisa perché io e Geno eravamo in divisa perché dovevamo uscire. E se lui in divisa del fascista, tutto mimetizzato, gravi, pronto da fuori. E arrivo lì, lui si estremì, quasi se la faceva tutto, di porco, dai, ha però paura perché se mi ci, era lì a te, sto Amedeo, Savanagam e sto Taro. Quindi, sono andati in Vassesia. Le portai su in Vassesia. Quelli lì io ci passavo, al mese ci passavo 200-300 lire ciascuno, ci passavo, per poter vivere, ecco, erano prigionieri. Uno era mulatto e quell'altro invece era giallognolo, ecco. Se potevano ottenere i chicchi lì. Erano nascosti sotto i casinotti. È difficile nasconderli, solo per il colore della pelle. Sotto i casinotti, sotto i pagliai, ecco. L'anno che io la sua morosa, io portavo la caretta con tutta l'occurrente che io andrei, che sono mandato lì alla casina. Alla casina Vico a Tui, che ero lì. Quella che lì, dopo il cimitero. Cimitero di ecco. Lì ero in Ciapà. Loro erano a fare rifugio per scappare sotto anche gli aerei. Allora mi scavò, abbiamo scavato, abbiamo preso gli astronati del canale, li abbiamo messi dentro, abbiamo fatto il sarcofago e li abbiamo messi dentro le armi, poi coperto di nuovo. Pensi che sono andati i repubblichini lì, sono andati nel rifugio perché c'era un aereo e ci sono andati sopra coi piedi, le armi da sotto. Mi hanno trovato. Sono scappato nel rifugio per gli aerei, ma sotto c'era il morto. Levo lì, quella lì. Il 24 sera, c'ero a ca, c'è chi che andava, bisogna andare là, bisogna andare lì. C'erano solo fucili, quella roba lì, roba lunga, non, sì, ecco, sì. Roba leggera, invece quella era in giro. E se mandava là, questi roba, però trovo questa caretta piena, da risala, si arriva là. Si arrivò là, ma osti là, mi tocca scappare. Quando arrivò 5 decennis da là, porco diavolo, mi tocca scappare. Fa cos'è, sei lì cos'è. Allora, se da chi va da qui, chi va da là, se manda a Munchuk, là in dal... E un po' su al... Ma facciamo lì, ostrega. Sidneuf, Rista. Rista. Nuovo allora. Neuf, lontana fa. E
siamo andati dentro lì in mezzo ai terreni, in mezzo al furgone che era, ostia, le ratti si cacciavano giù, mi metto giù dentro, guardavo, se te guardavo. E lì l'unico camion che ferma lì, c'è poco lì. Lì le ho dirette io mercato, ma chissà per dove andare a finire. E lì c'è stata una bella sparatoria. Ma poi dopo quando hanno finito loro, alla mattina mi si resta dentro là. Fuori, sotto i casino fuori. Non ho dentro in distabilimento, perché... Che era già in funzione, funzionava già. Funzionava. No, anche non funzionava.